sono i lavoratori della commessa del 1005, un numero di servizio, diciamo, ministeriale di pubblica utilità, che hanno svolto egregiamente il loro lavoro durante un periodo complicato per il paese, che era quello della pandemia. Ora, diciamo, sembra che il mostro Covid sia in fase, diciamo, di regressione, le attività del servizio del 1005 continuano a diminuire, sono lavoratori che già con stipendi bassi allo stato attuale sono all'85% di ammortizzatore sociale. Quindi serve un tavolo ministeriale, serve fare chiarezza se ci sarà un appalto che continuerà le attività del 1005, o comunque garantire a questi lavoratori il perimetro occupazionale di questi lavoratori, che principalmente sono in Sicilia, fra Palermo e Catania, che non possano pagare dazio due volte, non solo in termini di ammortizzatore sociale, ma anche in termini, diciamo, di dismissione delle attività di Almaviva progressive in ambito di contact center. Crediamo che si debba trovare una soluzione che possa salvaguardare tutti. Non credo che sia accettabile. Abbiamo, diciamo, aspettato che si costituisse un nuovo governo per far sì che comunque ci siano delle parti che vengano convocate per trovare soluzioni per tutti. È una situazione paradossale, perché per lavorare rischiamo di non lavorare, è un paradosso, appunto. La preoccupazione è molto realistica, purtroppo, tra l'altro siamo in un'età non collocabile lavorativamente, io personalmente ho 48 anni, non è facile, la paura sì, è molto realistica purtroppo, sì. Noi lavoriamo in American Express, almeno io da 18 anni, adesso Amex ha deciso di internalizzare in Spagna, quindi si riprende il servizio in house e non si preoccupa di noi, che ovviamente rimaniamo senza lavoro. Quindi dall'oggi al domani ci viene comunicato che il servizio passerà in Spagna, quindi è la sede Amex di Spagna, e noi ci ritroviamo senza lavoro. Siamo lavoratori Almaviva, entrambi lavoratori part time, sul 1500 da quando è nato l'emergenza Covid, ed entrambi oggi siamo a rischio, siamo dei numeri, non siamo più delle persone, siamo a forte rischio perché non sappiamo il nostro domani. Abbiamo dato un servizio alla città, abbiamo dato un servizio alla nazione, adesso sia gli imprenditori che la politica, quella politica che ci ha chiesto di lasciare le nostre commesse e andare a lavorare, rispondere per questa emergenza, adesso ci deve dare delle risposte, perché appunto noi non siamo dei numeri, ma siamo delle famiglie, siamo delle persone e abbiamo dignità, non vogliamo calpestata la nostra dignità.